Che adesso tutti i telegiornali ci spaventano che arriva il caldo, non so come deve arrivare l'estate. Mamma mia, che paura. Fino a ieri ci spaventavano con le piogge e il freddo. Ma noi, freddo, caldo, pioggia, grandine, noi siamo qui puntuali. E anche voi puntuali, come sempre, così a dimostrare tutta la simpatia e l'affetto che avete per noi. Questa è la seconda mostra in Casa Gaia d'arte dell'anno. E sono previste 3 mostre nell'arco della stagione estiva. La prima mostra era dedicata ad Angelino, uno pseudonimo di 2 artisti di Saint-Donà, che ha riscontrato molto successo. E un numero crescente di visitatori che ci rallegra molto, ci rende felici. Significa che forse Porto Buffolè, pur rimanendo nel suo piccolo, sta crescendo per così. Ha portato a conoscenza poi i passaggi televisivi, un po' la magia del posto, un po' forse anche gli sforzi che stiamo facendo, ecco, ci sono dei risultati che positivi che ci danno ragione. E quindi su questa strada continuiamo. E quindi ringraziamo come istituzione del Museo Casa Gaia l'amministrazione, quindi la persona del sindaco, Andrea Susana, che vi saluta, e tutta l'amministrazione insieme, e il professor Giorgio Baldo che cura gli allestimenti delle mostre che presentiamo. Oggi c'è Paolo Valle, un artista veneziano, la cui presentazione curerà il professor Baldo sicuramente, come sempre, in maniera dettagliata ed esaustiva, però anche solo prima ancora della presentazione vedere le opere di Paolo è stato, almeno a livello personale, ma penso che valga per tutti, veramente un viaggio fascinoso, perché queste 3 mostre di quest'anno sono dedicate al paesaggio. Ogni artista interpreta questo termine secondo i propri canoni, i propri così giudizi estetici, e qui siamo di fronte a un paesaggio veramente esplosivo in tutti i termini. Non voglio dire altro, andare oltre nella descrizione artistica, perché è compito del professor Baldo, però le emozioni che ho provato in questa mostra, prima di tutto è una mostra molto, molto coerente in tutte le opere esposte, e quindi man mano che si procede l'emozione sale, cresce e dimostra veramente di essere all'interno, ti fa capire di un universo molto particolare. Quindi prima direi, Giorgio, ti passo la parola, poi dopo ci sarà il saluto dell'artista Paolo Valle. Grazie intanto. Sono abituato a prenderlo in mano. Così va bene? Sì. Bene, buonasera a tutti intanto. Devi parlare del sì, sì, sì. È un po' complicato presentare questa mostra perché la pittura di... il lavoro di Paolo Valle è un lavoro lirico, e come tutti i lavori lirici ha una dimensione che, quando viene affrontata in modo troppo analitico, costringe chi parla a fare omicidi e non tanto ad aiutare. E quindi io cercherò, in quello che vi dirò ora, non tanto di entrare nel merito specifico dei singoli episodi, quanto di costruire un'atmosfera così come io l'ho vissuta, ovviamente vedendo questa mostra. Prima di tutto, Paolo Valle è un pittore veneziano. È veneziano da tutti i punti di vista, perché è nato a Venezia, perché a Venezia ha fatto la sua formazione artistica, è incisore, e soprattutto, come mi dice in una delle sue interviste, divorando Ciardi, Fabretto, cioè i pittori dell'Ottocento veneziano, il fine Ottocento veneziano. Ma ancora tutta quell'esperienza che a lui coeva, la sua giovinezza prima, di spazialisti veneziani. E quindi colore, spazio e luce, che sono tipici di Luigi e di tutto quello che abbiamo visto, ecco, durante quella ricchissima stagione ancora per Venezia. Ma è veneziano per una seconda ragione. Veneziano nel senso antico del termine, perché sa quando partire. È un uomo di mare. E a 20 anni, mentre gli altri rimangono qui in Italia, lui va per il mondo, ricordandosi probabilmente, perché questa è un po' una genetica di Venezia. Andare per mare e andare distante, lontano, cercando i fenomeni, cercando le spezie e così via. Lui va nel nord, in Olanda, Germania, ma tutto il suo peregrinare in America,
ma una patria per elezione, ed è il Mediterraneo. Sono il Libano, sono la Siria, la Turchia, la Grecia, ma soprattutto la prima, come dire, il giardino di casa della Serenissima, molto strano, molto da invaghirsi, e che è la Dalmazia. Quello che vedete oggi, secondo me, è l'inno a questo giardino di Venezia, che è un luogo ideale, giardino per modo di dire, naturalmente. Quello che io ho respirato qui è questo, la natura intanto. Lasciatemi dire, perché non c'è stato, non ci siamo stati tutti, ma tanto solo per ricollegare un po' le immagini, dal fiume a spalato. Allora un mare che, a differenza di quello veneziano, è blu scurissimo, è profondo 90 metri, ne siamo 30-20, e quindi tutti i fenomeni che dipendono dalla profondità del mare, ionio, tritreno, cioè la variabilità, ecco, del colore del mare. Ma c'è, lungo una sorta di canale che arriva appunto fino a Spalato, c'è un gruppo di isole che sono una sorta di muraglia tra la costa e il mare aperto. E questa sorta di conficcare di una serie di isole tutte da scoprire ha però questo di bello, che questo è il canale e le isole da questa parte sono bianche di sassi. Perché? Perché il vento, si dice, nasce all'interno di questo canale. Ma bianche, bianche. Perfino Pasolini, quando ha fatto la sua Medea, è andato in una di queste isole per dare proprio il senso del dramma, non solo, ma anche il senso di questa luce accecante e abbacinante in cui si può orientare e ambientare una tragedia quasi greca. Ma di fronte c'è una sponda che poi si ripercuote nell'isola dall'altra parte, che è di macchia mediterranea. E soprattutto in giugno, chi l'ha fatta, la costiera lunga, che va poi fino alla valle della Letva, a Quattro e così via, profuma, come tutta la parte di questo sorta di muraglione di isole, profuma dall'altra parte. Di Criso, Timo e così via. Ci sono tutti i colori di una natura, di una vegetazione, che è appunto quella mediterranea. Questa è la barca. Lui è una barca, è un navigatore, è un uomo di mare. E, come tutti i veneziani, mangia le sensazioni del mare e del suo intorno, ma soprattutto anche quelle del porto, perché non esiste mare senza porto. Il deserto senza una ricerca poi della parola, del sogno e dell'incontro. E dell'incontro straordinario. Potrebbe raccontarvi moltissimi aneddoti. Ogni porto è un amico. Ogni porto proveniente una bevuta, ogni porto un'avventura possibile, immaginata, qualcosa che si fissa. Ma se andiamo in giù, in questo percorso di nave, cominciano a venire su i venti, quelli del Mediterraneo, il mercante veneziano. Siria, la chiama Siria, vedrete tante, questi cantastorie siriani e così via. Libano, ma è sostanzialmente andare dentro quell'atmosfera per cui Venezia, città mercantile, era mercantile con Marco Polo. Vado agli estremi, trovo le spezie, cose inimmaginabili. Le spezie sono quelle che salano tutto, anche l'immaginazione, l'immortalità, gli afrodisiaci e così via. Tutta la carovaniera che porta fino alle sponde del Mediterraneo e poi Venezia che vende, ma vende come storia, come fantasia, a tutta l'Europa, a tutto il mondo, allora conosciuto. Questo è il secondo aspetto proprio della, mi pare già, di questo atteggiamento che potrete poi trovare. Allora, questa fantasia del Mediterraneo è quella che si incarna anche in tanta scrittura che voi vedete, perché la scrittura del Mediterraneo, della parte bassa del Mediterraneo, è ancora pittografica, non solo quella greca, ma soprattutto quella persiana e così via. Allora, questo è già il mondo del mare, dell'acqua, del liquido, in cui ci sono le asprezze contro le dolcezze, il chiuso contro l'aperto, e poi soprattutto c'è una qualità del cielo che dialoga con quello veneziano e che non è quello veneziano, e cioè quello del cielo sereno, serenissimo, che va in su proprio, che riflette proprio tutta la profondità del mare, dei contrasti. Ma non c'è solo questo, mi pare, di immaginario che viene elaborato. C'è il secondo aspetto. E cioè c'è il fronte dopo. Dentro alla Dalmazia, dentro
alla Serbia, dentro la Croazia. E lì troviamo ancora, che cosa? Chalet. Vale a dire, quei piccoli paesetti fermati ancora quasi dalla storia, erano così tipici fino ai 20-30 anni fa, prima della guerra, in cui c'è ancora quello che fa le icone, che lui conosce, oppure il personaggio che lavora il ferro, ma soprattutto ci sono i canestroni, ci sono ancora. Coloro che si raccontano per il villaggio una storia. Ci sono i giocolieri, ci sono le grandi bande di paese popolare. Allora già la nostra fantasia si nutre, Bregovic, Kusturica, sono lì, erano reali. Allora, tutto questo immaginario, io l'ho, penso, scoperto leggendo i titoli delle sue cose e poi rendendomi conto che effettivamente siamo lì. È una ricerca sempre in un ambiente particolarissimo di eventi. È un ambiente favorevole all'evento. Favorevole all'evento naturale, favorevole all'evento sentimentale, completo. Un'esperienza tale. E si capisce che, d'altra parte, anche il fisico mi pare lo dimostri, potrei dire la stessa cosa, è una mangiare sensazioni. Ma mangiare sensazioni il più estreme, il più liriche appunto possibile, per farne cosa? Ed ecco l'operazione dell'artista, per farne sintesi, e sintesi lirica. Allora in tutti i quadri io respiro questo lirismo, perché ci sono le danze dei cantastorie, le danze dei giocolieri, i retri potete riconoscere, si individuano all'interno. Ci sono queste regolarità, quasi a grappoli di isole. Ci sono soprattutto questa sapienza, secondo me, magistrale, di scegliere, come in una lirica, in una poesia breve, il momento dello spazio aperto e il momento dello spazio chiuso. Cioè l'equilibrio degli spazi. E lì illuminazioni bastano tre colori all'interno di questi, ma sono assolutamente necessari, ma solo in quel luogo determinato. È un processo di elaborazione, ovviamente, di memoria dentro quello. Cioè, essere immersi permanentemente nel forno, come dire, delle emozioni, pretende poi, per ricordarlo e per, ed ecco l'ultima parte, comunicarlo, le stesse procedimenti e le stesse emozioni che fa il poeta quando fa le sue brevi poesie. Indicativo. Non ci sono qui dentro, ma ci sono certi quadri che sono aforismi. Perché si richiama questa espressione sintetica? Allora lo vedete in piccoli quadri, e quando si distende nei grandi quadri. Ecco, io credo che la sua più grande piacere, perché dice sempre, non spiegare perché la gente deve entrare in sintonia, che l'atipico atteggiamento è giusto del lirico, che ha bisogno di un contesto, perché poi il testo parla ad ognuno di noi se riesce a illuminare appunto questo retroterra. Io ringrazio Paolo e questo giro all'interno della Dalmazia. Il suo io credo che abbia avuto un racconto bellissimo. Comunque voglio aggiungere una cosa, è un aneddoto, no? Io una volta sono arrivato in un'isola dove c'era questo vecchio pescatore, che lui era nato sotto l'Italia, così parliamo di 40 anni fa, 30 anni fa. Allora mi dice che bella quest'isola. Io ho detto, sì, guarda, ho fatto anche una tela, detto, avevo una tela in barca, detto, e ho buttato questa tela per terra, che erano due o tre macchine. Questo qui l'ha guardata, ha detto, sì, ha detto, questa è la nostra isola, la mia isola, sì, diceva. Poi se n'è andato, poi l'ho raggiunto, ho detto, ma cosa c'è che non va? Ho detto, ma... Dice, è chiaro che tu quest'isola te la sei portata da Venezia. Ossia, cosa voleva dire? Voleva dire che non era la sua isola, che io l'isola me l'ero portata da casa. Lui voleva dirmi questo. Ma in effetti, poi chiudo perché fa caldo. Il problema è un altro, che le cose a volte si dipingono, le cose che non si trovano, in effetti, no? Perché uno parte e cerca delle cose, però le cose più belle, le cose più vere sono quelle che uno non ha trovato, in fondo. Non ha trovato. Perché io quando andavo in Normandia
mi ricordo che ero un ragazzo, prima di andare in Normandia dipingevo, facevo paesaggi della Normandia, non l'avevo mai vista. Poi sono stato lì più volte, ho vissuto lì, e poi sono tornato, sempre facendo queste pitture, e mi sono accorto che quelle migliori erano quelle prima e quelle dopo, che lì non concludevo niente. In effetti lì c'era già, cioè quello che ci rimane dentro, perché in fondo quando uno si mette davanti una tela bianca è un'operazione, uno non guarda più fuori, no? Non è un'operazione come il figurativo che uno si mette lì, guarda fuori dalla finestra e dipinge. Qui invece un'operazione, tu devi guardarti dentro e dentro devi trovare delle cose, e queste cose le trovi solo se ci sono, se le hai desiderate, se non le hai trovate, se le hai viste ma poi le hai sognate in un altro modo. Per cui, come diceva il poeta, la vita è sogno, insomma. Credo che sia così adesso. Godiamoci la mostra. Grazie. No, perché mentre Giorgio parlava e anche Paolo, ho notato una felice coincidenza, e dico coincidenza perché direi una bugia se raccontassi che la cosa è premeditata. Venerdì prossimo all'interno del Festival Cicchetti e Swing c'è una serata particolare. Come ogni anno dedichiamo una serata alle origini dello swing. Quest'anno c'è il manouche, ovvero il gypsy jazz, quel jazz originario, poi che si è sviluppato nello swing, di derivazione zingara, rom, che proviene proprio dalle terre che citava anche Giorgio, che Paolo ci illustra, dai Balcani, dalla Dalmazia, dalla Siria. Ecco, questa è una bellissima coincidenza, e evidentemente le cose, lo so, non accadono mai a caso. Si sono mosse entrambi verso Porto Buffolè e noi ve le offriamo. Quindi venerdì prossimo, dalle 21 in poi, tutto il borgo sarà animato da due gruppi, tra cui uno di Zagabria, molto bravi, un gruppo torinese e uno di Zagabria. Quindi questa mostra, il museo sarà aperto in quell'occasione, e proprio coincide e si sviluppa all'interno dello stesso discorso. E questo ci fa molto piacere. Adesso vi lascio la tutta la mostra, che Giorgio, per chi lo desidera, potrà guidare, e per chi invece non interessa niente quello che c'è Giorgio, c'è già il rinfresco. Comunque cercheremo di lasciarvi qualcosa. Buona mostra, grazie Paolo. Grazie.